Israele respinge la richiesta di tregua umanitaria dell'ONU e proseguono i raid a Gaza. Stamattina altre vittime per nuovi bombardamenti e migliaia sono in fuga dalla striscia. Intanto le sirene tornano a suonare a Tel Aviv per l'ennesimo lancio di razzi di Hamas. Il segretario di Stato americano Kerry al Cairo alla ricerca di una via d'uscita dalla crisi. È arrivato a Kharkiv il treno con le 282 salme delle vittime del Boeing malese, abbattuto nell'est del paese, la zona controllata dai separatisti filorussi, che hanno consegnato le due scatole nere del velivolo alle autorità di Kuala Lumpur. I nostri capi ci dissero di avere colpito quell'aereo perché trasportava paracadutisti di Kiev, ha rivelato un miliziano al Corriere della Sera. Dall'ONU la richiesta di un'indagine internazionale, mentre Obama accusa apertamente Mosca dell'accaduto. La crisi oggi all'esame dei ministri degli esteri europei. C'è chi vuole bloccare il cammino delle riforme, ma le faremo per cambiare l'Italia, ribadisce il premier Renzi, mentre il Senato è impegnato nell'esame dei 7.850 emendamenti al DDL del governo. Da Napolitano l'appello a superare i contrasti, basta diffidenze e pregiudizi sulle riforme, la discussione è stata libera, nessuna improvvisazione. Renzi le chiede su mandato delle Camere, non si agitino quindi spettri di autoritarismo e la Lega minaccia eventi eclatanti in caso di tagliola alla discussione degli emendamenti. Servono uno, due o tre anni per vedere i frutti delle riforme, così il ministro dell'economia Padoan davanti agli eurodeputati. L'uso della flessibilità all'interno delle regole è punto di partenza, aggiunge il ministro, che poi si dice allarmato per i dati negativi dell'economia tedesca. Allarme dei sindacati confederali che insieme chiedono il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali con i nuovi criteri per cassa integrazione e mobilità in deroga. Sarebbero a rischio tra i 48.000 e i 65.000 lavoratori coperti ora da questi strumenti. E la Camusso incalza il governo o mette in agenda come priorità il tema della disoccupazione o tutti i ragionamenti su una crescita che scompare sono inutili. Buongiorno, benvenuti al telegiornale della Sette. In primo piano anche oggi c'è la situazione drammatica in Medio Oriente, infatti si allunga di ora in ora la lista delle vittime del nuovo ennesimo conflitto tra israeliani e palestinesi. Di questa mattina è la notizia che Tel Aviv ha rifiutato la proposta dell'ONU, delle Nazioni Unite, di una tregua umanitaria e continua con i raid su Gaza, dove ormai sono oltre 500 i morti, vittime appunto sono i miliziani di Hamas, ma soprattutto civili. Si parla anche appunto di decine di migliaia di sfollati e da parte israeliana i soldati che hanno perso la vita sono finora almeno 27. Molto difficile davvero a questo punto immaginare in questa situazione una possibile via di uscita. Le speranze che restano di strappare una tregua sono affidate all'incontro previsto per oggi pomeriggio tra Benjamin Netanyahu e Ban Ki-moon e poi tra quest'ultimo i leader dell'ANP a Ramallah. Ban ha ripetuto che Israele ha il diritto di difendersi, ma ha anche chiesto che venga allentato il blocco di Gaza, così che gli abitanti, ha aggiunto, non debbano più ricorrere a forme estreme di protesta. Il segretario generale dell'ONU è arrivato dal Cairo, dove ieri ha visto John Kerry. Kerry ha ribadito che secondo gli Stati Uniti Israele sta esercitando un diritto legittimo, anche se resta la preoccupazione per le conseguenze sui civili. E Kerry ha anche invitato Hamas a prendere una decisione che può risparmiare i civili innocenti. Ieri Barack Obama aveva parlato della necessità di fermare la strage e il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto una cessazione immediata delle ostilità. L'Egitto sta cercando di fare da catalizzatore per mettere fine al conflitto, ma intanto è stata bocciata da Tel Aviv la proposta di una tregua umanitaria, secondo quanto riporta il sito del quotidiano israeliano Haaretz. Così Gaza continua a sprofondare sotto il peso delle bombe e delle migliaia e migliaia di profughi in fuga dai prossimi possibili obiettivi. Stamattina in due attacchi distinti sono rimaste uccise tre donne, di cui una incinta e un altro bambino. Netanyahu ha attribuito la colpa di queste morti ad Hamas. Noi cerchiamo di evitarle, ha detto. Hamas invece dice ai civili di restare sotto le bombe per avere a disposizione, così si è espresso, foraggio telegenico. Il totale dei morti nella striscia si avvia a superare quota 600. I militari israeliani caduti sono in tutto 27 con i due di oggi. Non è chiara la sorte di un soldato che faceva parte di un gruppo di 7 uccisi da Hamas domenica a Sheyaiya, facendo saltare in aria il loro blindato. Secondo l'esercito israeliano risulta ufficialmente disperso, ma i militanti sostengono di averlo rapito.
Mentre a Tel Aviv continuano a suonare le sirene e a piovere razzi, a Gaza è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco anche l'ufficio della TV panaraba Al Jazeera. Vedete i danni provocati dai proiettili. Il portavoce del governo israeliano ha definito ridicola l'idea che la TV sia stata colpita intenzionalmente dai suoi militari. Le Nazioni Unite hanno lanciato nuovi appelli per aiuti internazionali agli sfollati di Gaza. La situazione umanitaria è tragica, con le scuole dell'ONU che non riescono più ad accogliere e a sfamare le migliaia di persone in fuga dai bombardamenti. John Kerry ha impegnato il suo paese per 47 milioni di dollari, gli Emirati Arabi Uniti per il doppio. Un altro conflitto, quello in corso nell'est dell'Ucraina, è sullo sfondo dell'abbattimento del Boeing 777 malese avvenuto nei giorni scorsi nei cieli del Donbass. I corpi delle quasi 300 vittime saranno presto restituiti ai familiari, anche se dall'Olanda poco fa hanno fatto sapere che ci vorranno molti mesi per la loro identificazione. E dei fatti di quanto accaduto parleranno questo pomeriggio a Bruxelles i ministri degli esteri europei. Eccole le famose scatole nere, in realtà arancioni, del Boeing 777 della Malaysia Airlines. Per giorni hanno rappresentato un mistero su che fine avessero fatto fino al loro ritrovamento domenica scorsa. Il leader filorusso Borodai le ha consegnate questa mattina ad un funzionario malese, a patto, è stato concordato, che queste vengano consegnate non alle autorità ucraine ma ad esperti dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile. Le scatole nere sono in buone condizioni, ha affermato il colonnello malese Mohammad Sakri. Intanto è giunto a Kharkiv, lo vedete, il treno partito ieri dalla stazione di Torez con i 4 vagoni refrigerati. Al cui interno sono stati raccolti i corpi e i resti dei passeggeri del Boeing abbattuto. Kharkiv è una città dell'Ucraina orientale rimasta fedele a Kiev. Le autorità ucraine hanno accettato di permettere il trasferimento delle salme in Olanda per l'identificazione, visto che la maggioranza delle vittime erano di nazionalità olandese. Nessuna certezza è però stata data sulla tempistica dei trasferimenti. Quanto alle indagini sui colpi della tragedia, si naviga ancora in alto mare, anche se l'opinione comune rimane quella che il Boeing sia stato abbattuto da un missile terra-aria lanciato, magari per errore, dai ribelli filorussi. Il Corriere della Sera oggi pubblica la testimonianza di un ribelle che afferma: i capi ci avevano detto che avevano abbattuto un aereo militare ucraino, ci avevano detto di recarci sul posto perché dall'aereo avevano visto lanciarsi degli uomini, quasi sicuramente paracadutisti, ma quando siamo andati sul posto abbiamo visto solo cadaveri di civili e nessun arma. Intanto a Bruxelles c'è attesa per le decisioni che i ministri degli esteri dell'Unione prenderanno sulla possibilità di nuove sanzioni alla Russia. Il ministro degli esteri italiano Mogherini, che presiderà la riunione, aveva affermato giorni fa che la risposta dell'Unione Europea sarebbe stata coesa, ma la questione di un eventuale embargo delle armi alla Russia tocca nervi sensibili di alcuni paesi, come la Francia, che con Mosca ha un contratto per la fornitura di 2 grosse navi da guerra. Ci sono accordi che si possono spiegare da un punto di vista economico, ha affermato il rappresentante dei paesi baltici, ma che non possono essere compresi. Una posizione questa sostenuta anche dalla Gran Bretagna, dalla Svezia e dagli Stati Uniti. Vendiamo armi ad un paese, ha affermato sempre la rappresentante lettone, che poi le forniscono a terroristi e separatisti. Ecco, ora spostiamo l'attenzione sull'attualità politica italiana, perché quella di oggi è una giornata davvero difficilissima in Senato, dove si sta procedendo all'esame degli emendamenti delle opposizioni alla valanga di emendamenti delle opposizioni al DDL e Boschi, e appunto le operazioni vanno molto a rilento, non è stato possibile ancora cominciare a votare, ma come ha detto oggi stesso ancora una volta il Premier Matteo Renzi, nulla potrà fermare il cammino delle riforme così come il governo le ha immaginate. Ecco allora che per quanto riguarda quella del Senato, per poter chiudere prima della pausa estiva, si potrebbe procedere ad un taglio dei tempi, una sorta di contingentamento che però non è poi così evidente e scontato, visto che si parla di materia costituzionale. Le immagini alle quali stiamo assistendo in queste ore, di qualcuno che vuole bloccare, fermare, ostruire il cammino delle riforme in Italia, sono le immagini di chi pensa che si possa continuare ad andare avanti così com'è. Noi abbiamo preso il 41% per poter cambiare finalmente l'Italia.
E per cambiare l'Italia occorre fare le riforme e le faremo. È un monito deciso e mirato a polverizzare qualsiasi forma di ostruzionismo, quello che Matteo Renzi ha lanciato questa mattina da Palazzo Chigi, proprio mentre nell'aula del Senato ricominciava l'esame dei quasi 8.000 emendamenti al DDL del governo sulle riforme, che pesano come un macigno sulla tabella di marcia delineata dal Premier. Lo slittamento del voto che doveva iniziare ieri è un segnale chiarissimo. Il fronte delle opposizioni e dei dissidenti interni a Forza Italia e al PD non ha alcuna intenzione di allentare la presa. Ieri SEL e 5 Stelle hanno anche chiesto di far tornare la riforma in Commissione Affari Costituzionali, ma l'Aula l'ha bocciata. È stato l'unico voto, visto che la seduta è proseguita fra contestazioni al ministro Boschi e interventi a raffica volti ad allungare i tempi. C'è stata anche una bagarre, protagonisti 5 Stelle e SEL, che hanno chiesto di sospendere i lavori per svolgere un'informativa urgente con il ministro Mogherini sulla situazione a Gaza, richiesta che questa mattina è stata però bocciata dall'Aula. Intanto prosegue la discussione sugli emendamenti con le opposizioni, decise a sfruttare ogni secondo a loro disposizione, ma il governo non si lascia impressionare e arriva a minacciare anche l'uso della famigerata ghigliottina se l'atteggiamento non cambia. Eventualità che però la Lega stoppa immediatamente. Se qualcuno mette la tagliola alla discussione sulla Costituzione, aspettatevi eventi eclatanti, avverte in aula Raffaele Volpi. Mentre il governo e maggioranza stanno lavorando in queste ore per trovare il modo di sforbiciare i tempi, Anna Finocchiaro, una delle relatrici alla riforma, apre a modifiche sui punti che riguardano il referendum, le competenze del Senato su Unione Europea e bilancio e la platea di elezione del Capo dello Stato. Opposizione e dissidenti invece non demordono. Io non avrei fatto ostruzionismo e se Renzi avesse ascoltato il comune sentire di Palazzo Madama per un nuovo Senato elettivo, in 30 giorni la riforma sarebbe stata votata, spiega dalle pagine di Repubblica del Corriere della Sera Corradino Mineo, uno dei senatori dissidenti del PD, che mal digerisce lo strapotere che secondo lui la riforma darà al Premier. La nostra posizione è chiara, sottolinea, questa riforma può avere una torsione autoritaria perché il capo del governo otterrà un forte premio di maggioranza, godrà di regolamenti di costituzione che lo favoriscono e potrà determinare il nome del Presidente della Repubblica. I riferimenti all'attualità politica sono stati fatti anche questa mattina dal Capo dello Stato, da Giorgio Napolitano, protagonista al Quirinale della tradizionale cerimonia di consegna del ventaglio da parte della stampa parlamentare. Il Capo dello Stato ha fatto un richiamo al superamento di estremizzazioni e contrasti in difesa delle riforme che dice non sono state fatte in fretta come chi agita gli spettri autoritari. Ma sentiamo subito le parole di Napolitano. Ripresa dell'economia italiana ed europea. Una ripresa tuttora incerta e legata in non lieve misura all'adozione anche e in particolare nel nostro Paese di riforme strutturali da tempo individuate come necessarie per rendere più dinamici i nostri sistemi produttivi e istituzionali. Da Napolitano un assist a Renzi sulle riforme e un appello ai leader di tutti i partiti per superare le estremizzazioni, mettendo fine ai contrasti ingiusti e rischiosi anche sul piano del linguaggio. Il bicameralismo paritario, dice il capo dello Stato, è un'incongruenza costituzionale, sempre più indifendibile. Fermo e deciso, così Giorgio Napolitano, oggi al Quirinale, nel giorno della cerimonia di consegna del ventaglio, il tradizionale appuntamento con la stampa parlamentare che segna la fine dell'attività delle Camere prima delle vacanze estive. Napolitano parla degli altri temi caldi, non cita Berlusconi, ma dice che dopo il riconoscimento da parte di alcuni interlocutori del lavoro fatto in silenzio dalla maggioranza dei magistrati, oggi una riforma sulla giustizia è possibile. Nel suo discorso il Presidente della Repubblica non perde di vista la grave crisi internazionale che sta esponendo l'Italia e i paesi dell'Unione a contraccolpi forti, ma l'Italia, oltre a quella sulle riforme, ha un'altra missione importante. L'Italia, con la maggiore autorevolezza acquisita dal voto espressosi in ogni parte del nostro Paese, è in primo piano nel sollecitare e proporre il cambiamento necessario. E ogni proposta da sostenere in sede europea, così come ogni ulteriore azione di governo a livello nazionale, non può assumere come urgenza e priorità che l'obiettivo categorico di una crescita dell'occupazione. Prima dei saluti nei titoli di coda c'è scritto il suo futuro e il capo dello Stato è categorico. È noto dall'altro lato che si tende a omettere l'altra riserva da me più volte richiamata, quella relativa alla sostenibilità dal punto di vista delle mie forze di un pesante carico di doveri e funzioni. E quest'ultima è una valutazione
che appartiene solo a me stesso, sulla base di dati obiettivi che hanno a che vedere con la mia età, a voi suppongo ben nota. E poi la consegna del ventaglio, il nono, con Napolitano che ricorda anche gli anni da presidente della Camera, insomma, una lunga carriera politica. Richiami evidentemente non recepiti da Beppe Grillo, che dal suo blog torna nuovamente all'attacco, agitando lo spettro di una dittatura. Dalla nostra vittoria alle politiche del 2013, scrive il leader del Movimento 5 Stelle, stiamo assistendo a una controriforma senza che vi sia stata una riforma o un Martin Lutero. Neppure Mussolini, dice Grillo, ebbe la sfacciataggine del trio Napolitano-Renzi e Berlusconi. Questa dunque è la pagina strettamente politica che si inserisce in quella più ampia dell'economia e dell'Europa. Questa mattina infatti il ministro dell'economia Piercarlo Padoan si trovava a Strasburgo per parlare agli europarlamentari e i temi naturalmente sono quelli delle regole e della flessibilità. Non si tratta di cambiare le regole, ma di usare quelle che già ci sono nel modo migliore e con lungimiranza, in coerenza con tutte le decisioni e gli accordi che negli ultimi anni abbiamo preso in Europa. Lungimiranza in economia significa ben poco, ma è il termine che questa mattina a Bruxelles, in audizione di fronte al Parlamento europeo, quale neo presidente dell'Ecofin, Piercarlo Padoan, ha scelto per spiegare i confini della fatidica flessibilità. Per gli effetti delle riforme ci vorranno anni, ma ora lungimiranza e coerenza. Di più non si porta a casa. Chi ha vinto allora? Sicuramente non vincono quanti vorrebbero un immediato cambiamento delle regole. Il ministro dell'economia però non manca di ricordare che il patto di flessibilità interno con cui sono stati vincolati gli interventi degli enti locali alla morigeratezza di bilancio è inefficiente perché non aiuta gli investimenti. È chiaro, l'obiettivo del semestre attorno al quale costruire la mediazione e grattare un po' il fondo del barile delle risorse probabilmente sarà questo. Del resto anche i più convinti falchi del rigore lo devono ammettere. I dati arrivati ieri dalla Germania, dichiarata stagnante nel secondo trimestre, cambiano lo scenario abbastanza. Anche Padoan insiste, si tratta di dati preoccupanti, un campanello d'allarme. In realtà, tra le righe, sono uno straordinario assist per ragionare, come dire, con maggiore flessibilità. Immaginate i tedeschi ai quali abbiano detto che la Germania è in crisi, non sono abituati e alla fine forse la soluzione più rapida è anche quella più semplice, convincerli che la crescita è meglio del rigore, che anche per loro non funziona più. Dopodiché, nel solito stillicidio matematico che la riguarda, oggi l'Italia si è risvegliata con un rapporto tra debito e PIL davvero ansiogeno. Si può anche far finta di ignorarlo, ma il 135,6% del primo trimestre a 2.120 miliardi di debito indica che in un anno lo scenario è peggiorato di oltre il 5% e quasi 90 miliardi. C'è andata bene solo perché lo spread è tranquillo e non nuoce, ma si tratta della conferma ai sospetti. Il nostro paese si finanzia esattamente come ha fatto da decenni, indebitandosi. La svolta è invece l'investimento. Così Renzi questa mattina ha firmato 24 contratti di sviluppo per 1.400 milioni di euro di investimenti e 25.000 posti di lavoro, soprattutto al sud. Solo ieri la folata sull'industria segnalava un pericoloso svarione delle nostre imprese in sofferenza sul mercato estero, fin qui considerato una certezza. Ma questo è un mondo dove le certezze non esistono più. E a fare le spese della crisi sono innanzitutto i lavoratori, una vera e propria spina nel fianco per il governo, sempre alla ricerca di fondi per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali. Gli italiani! Davanti alla Camera, in attesa che qualcuno si decida a sbloccare la situazione. La piazza di Montecitorio per qualche ora restituisce in forma unitaria i sindacati confederali e un sit-in si propone di riaccendere i riflettori su decine di migliaia di lavoratori in cassa integrazione e mobilità. Per loro, a secco da 6-7 mesi, il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali è ormai questione di sopravvivenza, ma, sembra dire il leader della CISL, Bonanni, si tratta di un tema di scarso appeal mediatico. Ormai si discute solo di legge elettorale dalla mattina alla sera, dice Bonanni, e non ci si occupa più di economia, così avremo più cassi integrati e più disoccupati. Le questioni sul tavolo sono due. La promessa del governo di rifinanziare casse e mobilità in deroga, che finora non ha trovato alcun riscontro in atti concreti, e i nuovi e più stringenti criteri di accesso a questo tipo di ammortizzatori che, fanno sapere dalla CGIL, rischiano di espellere dal circuito tra i 48 e i 65 mila lavoratori attualmente coperti dalle tutele. La scorsa settimana dal Ministero del Lavoro era stata fatta trapelare la notizia che erano stati raggranellati almeno 400-500 milioni di euro per
per rifinanziare la cassa e la mobilità in deroga. La mossa buona per renderli subito disponibili era quella di inserire un emendamento nel decreto competitività. Ma ieri il vice ministro allo sviluppo economico De Vincenti ha detto che non risulta allo stato attuale questa ipotesi e dunque si riparte dalla promessa del governo. Fino a quando il governo non avrà fatto una riforma degli ammortizzatori sociali, ha spiegato Luigi Angeletti, Will, la cassa integrazione in deroga deve essere coperta senza fare altre chiacchiere. Il governo mette in agenda come priorità il tema della disoccupazione o tutti i ragionamenti su una crescita che scompare sono inutili, ha rincarato la dose Susanna Camusso. Per la leader della CGIL, un governo serio dovrebbe andare dalla cancelliera tedesca e dire che non possiamo andare avanti ammazzando le nostre imprese. Questo all'esterno di Montecitorio, dove all'interno invece anche quella di oggi è una giornata intensa, visto che i deputati sono chiamati a votare per la richiesta di arresto di Galan, l'ex governatore del Veneto, che è coinvolto nell'inchiesta della magistratura sul Mose di Venezia. La Camera voterà oggi sulla richiesta di arresto per Giancarlo Galan, l'ex governatore veneto coinvolto nell'inchiesta veneziana sul Mose. L'Aula ha infatti respinto la richiesta di rinvio presentata da Forza Italia, che chiedeva di dare la possibilità al parlamentare, ricoverato in ospedale ad Este per le complicazioni di una frattura, di difendersi in Aula. Se siamo un paese civile dobbiamo dimostrarlo, accogliendo la richiesta di rinviare il voto. Galan è malato in ospedale, incalza il forzista Francesco Paolo Sisto. Per lui nessuna persecuzione, non ci sono cittadini di serie A e di serie B, replica per il Movimento 5 Stelle Giulia Grillo. Non possiamo permetterci un ulteriore rinvio. Galan è stato ascoltato dalla Giunta per tutto il tempo che ha ritenuto, dice Sofia Amadio, PD. Alla fine, per il rinvio del voto, si schierano con Forza Italia, NCD, UDC e Popolari per l'Italia, contro, oltre al Partito Democratico e Pentastellati, anche SEL. Scelta Civica si astiene. Rinvio respinto a larga maggioranza. Montecitorio dirà oggi se arrestare o meno Galan. Vicenda che turba Forza Italia, proprio mentre Berlusconi, dopo la soluzione in appello nel processo Ruby, punta al ritorno in campo, alla piena riabilitazione il prossimo anno, quando, finito l'affidamento ai servizi sociali per la condanna per frode fiscale nel processo Mediaset, verrà meno anche l'interdizione dei pubblici uffici. Obiettivo la ricostruzione del centrodestra. Dopo la telefonata di domenica, giovedì il Cavaliere potrebbe vedere a pranzo Angelino Alfano. Per la ricostruzione di una federazione che punta a coinvolgere anche Fratelli d'Italia, l'UDC e la Lega, con la scelta di un candidato premier attraverso le primarie. Occorre una federazione, non una bandiera unica, ribadisce il consigliere politico del Cavaliere Giovanni Toti. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, invita a ricostruire l'alleanza dal basso con le primarie, senza accordi di vertice, ma a raffreddare gli entusiasmi è il segretario della Lega Salvini. Io al tavolo con Alfano non mi siedo, se vuole sedersi Berlusconi, buon per lui, ma io no. Sono molti di più purtroppo di quello che si era immaginato in un primo momento, i morti, le vittime, i migranti che hanno perso la vita nell'affondamento e prima dell'affondamento del gommone nel canale di Sicilia, 180 le vittime, e solo questo almeno hanno raccontato i pochi superstiti che gli uomini dell'operazione Mare Nostrum sono riusciti a portare in salvo. Sarebbe ancora più drammatico il bilancio dell'ennesima strage dell'immigrazione. Sul barcone che sabato scorso stava affondando a 65 miglia da Lampedusa non avrebbero perso la vita 30 persone, ma almeno 180. Eravamo in 750, raccontano i circa 600 superstiti sbarcati a Messina, che rivelano particolari agghiaccianti. Molti sono stati accoltellati e gettati in acqua. Venivano colpiti indistintamente tutti coloro che cercavano di uscire dalla stiva. Uomini, donne, bambini. Le tante testimonianze concordano sui fatti. È stata tolta la scala interna e chiuso il boccaporto, eliminando così l'unica presa d'aria. Pochissimi minuti e il calore è diventato insopportabile, l'aria irrespirabile per i gas di scarico del motore. A quel punto alcuni hanno forzato la porta e sono risaliti, ma venivano presi a calci, pugni, bastonate e buttati in mare. A bordo del vecchio barcone non c'era più un millimetro di spazio e tanti sono morti nella stiva, a poche centinaia di metri dal mercantile danese che li ha soccorsi. Il racconto dei profughi siriani, nigeriani, ghanesi parla anche di un enorme caos per le persone che volevano tornare indietro e quelle che invece volevano proseguire. Alcuni sarebbero annegati anche durante le operazioni di trasbordo tra la barca e la petroliera, molti bambini, alcuni piccolissimi. In attesa dei dati ufficiali, gli inquirenti continuano con gli interrogatori che hanno portato
portato all'arresto di 5 persone con l'accusa di omicidio plurimo. Gli scafisti hanno cercato invano di confondersi tra i profughi, ma alcune testimonianze li hanno incastrati. Ieri l'ultima strage di un'emergenza che non si ferma. Un gommone con 61 migranti che stava per affondare è stato soccorso da una nave della Marina Militare. Sono stati recuperati 5 corpi, ma le ricerche proseguono. Chi si è salvato ha detto che a bordo erano in 80. I centri di accoglienza sono stracolmi, 80.000 arrivi dall'inizio dell'anno, 10.000 solo nell'ultima settimana. Entro la fine dell'estate si arriverà a quota 100.000, avverte il Viminale. Per l'immigrazione sono urgenti interventi immediati che diano risultati di impatto immediato, oltre a quello di medio e lungo periodo, annuncia il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, illustrando le priorità del semestre italiano al Parlamento europeo e sottolineando la necessità di potenziare Frontex. Siamo arrivati al calcio che cerca il suo nuovo vertice, due sono i nomi per prendere il posto del Diabete. Nel toto pronostico per la poltrona della Federcalcio adesso bisogna considerare anche lo sfidante Demetrio Albertini. Il vicepresidente si era dimesso perché non condivideva l'immobilismo del palazzo. Ora si assume la responsabilità di candidarsi per rompere con il passato in un calcio giunto al tracollo. Parte sfavorito rispetto a Carlo Tavecchio nelle previsioni di voto. Il numero uno dei dilettanti ha il 60% dei consensi. Favorevoli alla presidenza di Albertini sono i calciatori e gli allenatori, meno alcuni dirigenti della Serie A. La lunga volata si concluderà l'11 agosto con l'assemblea elettiva della FIGC e il primo passo sarà la scelta del nuovo CT dell'Italia. Essere il regista del cambio di marcia, fare il regista l'ho sempre fatto e quindi magari il cambio di marcia tutti insieme, perché la federazione è condivisione prima di tutto. La Juventus tira un sospiro di sollievo dopo l'infortunio di ieri al ginocchio da parte dello spagnolo Morata, scongiurata l'ipotesi dell'intervento chirurgico. Per guarire dalla lesione di secondo grado al collaterale ci vorranno comunque almeno 50 giorni per il recupero. Si complicano i piani in attacco di Allegri e la Juve potrebbe puntare sul prestito di Lukaku dal Chelsea. Dopo il ribaltone Conte bisogna completare la squadra. Ufficiale l'arrivo di Evra dal Manchester United. Queste potrebbero essere le ore decisive per Roberto Pereira dall'Udinese. Nulla da fare per l'argentino Pastore, che ha dichiarato di non spostarsi dal Paris Saint-Germain. Intanto una fetta importante del nostro calcio si trasferisce negli Stati Uniti per un tour con le formazioni più importanti della Premier e della Liga. L'Inter parte domani, intanto ha stoppato il pressing del Monaco per Icardi. La Roma è già a Boston, casa della proprietà americana, e nel gruppo c'è anche Benatia, che ha annunciato la sua permanenza nel gruppo di Garcia, chiudendo il tira e molla. Giorno di partenza per il Milan, che nel pomeriggio vola in America, dove troverà i nazionali, compreso Balotelli. La possibilità di un trasferimento all'Arsenal sembra tramontata, dopo la smentita del tecnico Wenger. Secondo il Daily Mail, la frenata degli inglesi sarebbe dovuta agli oltre 6 milioni di ingaggio chiesti da Balotelli. Nel mercato faraonico dei grandi d'Europa, oggi il Real presenta James Rodriguez, una delle stelle del Mondiale. Un'operazione da 80 milioni di euro, a Rodriguez 7 milioni a stagione. Su quanto avviene in Medio Oriente continuano ad arrivare notizie terribili che confermano la drammaticità di quanto accade. A Gaza non vi è letteralmente alcun posto sicuro per i civili, questo lo afferma a Ginevra il portavoce dell'ufficio ONU per gli affari umanitari, che evoca una situazione devastante, parla di più di 100.000 persone che sono sfollate. Adesso facciamo una breve pausa. Bentornati in studio, non ci sono aggiornamenti importanti delle notizie, però restate con noi perché sta per cominciare TG Cronache con Raffaella Di Rosa. Arrivederci, a domani.